oggi siamo qui con il penultimo video assaggio in programma, perché siamo in attesa di ricevere un pacco. Io direi di iniziare col dolce, perché abbiamo 5 dolci, un salato e una bevanda, quindi abbiamo un bel po' di prodotti, quindi direi di iniziare. Ok, da cosa iniziamo? Non lo so, da qualcosa piccolino. Snickers. Non l'ho capito io tanto la differenza, eh. Caramello. So che è spagnolo. No, forse portoghese. Amendoin. Mandorla, cioccolato e caramello. Fai vedere, fai vedere. Io. È molto piccolo, perché alla fine è così. Vediamo. Caramello. Ecco qua, tanto per mantenere pulito. Guarda. Ci sono gli anacardo. No, mandorla. Buono, ma sono i pezzi. Snickers. No, no. Non è la mandorla, sono gli anacardi. Ci vuole nel mandorlo. No, gli anacardi, scusa, gli arachidi. Gli arachidi. A me sembra lo Snickers normale. No, però. Con il caramello. Però cioè, non si sente questa differenza. Sembra più un marzo che non lo Snickers in sé. No, però c'è qualcosa di diverso. Non è male. Però non somiglia al cazzo di Snickers. Sì, arachidi. Si mangia? Sì. Ci sono più arachidi, è più intenso. E non è stucchevole proprio degli arachidi, perché c'è solo fatto del caramello, però non è che sente molto il caramello, eh. Vorrei mai se facciamo qualcosa tipo un caramello salato. Però buono. C'è un 50 tra un Mars e lo Snickers insieme. Vai avanti sempre con un dolce. Togliamocelo davanti, vai. Secondo me è una ciofecata. Lacta bis extra Oreo. È una tavoletta bianca con all'interno dell'Oreo. Dal marmo. Odora. Questo è gesso. Questo è granuloso, secondo me. Questo è gesso proprio. Col biscotto. Pensavo peggio. Non è male. Mi piace questa consistenza. Sembra il wafer. Però è molto più. No, no. È molto più croccante. Si sente la vaniglia e il latte. No, mi ha spaventato tantissimo. Pure il sapore è buono. Non me l'aspettavo. Dai. È quello che più la fine diciamo, Oreo si sente, esatto, si sente questa copertura di cioccolato bianco molto sottile, perciò prende pure quel colore un po' dell'Oreo, proprio il biscotto. Sì, ma non è proprio il biscotto, mi sembra proprio il biscotto, un po'. No, è buono, sente pure il latte dentro. Il latte, io avevo quella sensazione, ho detto questo secondo me invece dai, buono, wow, buono, ci sta, un bel 6 glielo do pure per me, 6 e mezzo, ci sta, buono, ci sta. Kvitis flips, non lo so. Salted caramel. Mi ispirano tantissimo. Ma questi non ci piaceranno. Sì, ma quello è sempre così. Infatti già lo dovrei. Ma che ho rotto il salvagorno. Vabbè, solo di rotto. Vabbè. Questo è troppo, troppo pesante. Troppo caramello. L'odore. Però ne avrei preferito meno caramelloso, perché sente sale, perché il prezzo è molto sottile. Se senti l'odore ti fai fare, no, troppo dolce. Voto 7 e mezzo.
7 e mezzo pure per me. Ci sto. Con la giusta combo. Mi sembra che uscito pure il cioccolato bianco. Oh. E secondo me questo è cioccolato al latte. Buono. Questo ad esempio è un gusto che cioccolato al latte è proprio l'ideale. Sì, perché ti spezza di quel dolce. Penso. Poi non ti dico se il prezzo era un po' più doppio, più crombello. Che questo camuffa pure il sapore, esatto, del prezzo. Cosa facciamo adesso? Forza, sta il burro d'arachidi. Questo ad esempio è un po' paura. Prego. Super novità. Super novità. Gusto arachidi. Noi abbiamo già provato delle patatine al burro d'arachidi in passato. Con tutti questi, quegli ordini tipo di Anna, ti ricordi? Si sentono, non è burro d'arachidi, sì, si sente. Tantissimo si sente. Ma c'è anche il formaggio? No, è solo il formato della patatina con il burro d'arachidi, lo penso. Ci manca un po' di sale. Ci vuole un po' di sale. Però so perché. Non so perché. Però mi aspettavo quello un po' salatino, un po'. No, lo so un po'. Però. Guarda, le devo dire. A me piacciono anche su. Non pesanti. Sì, va? Non mi sono piaciuto di quelli al pomodoro, ti ricordi? Cioè, erano proprio brutti. No, non ci piacciono. Non mi ricordo. No, dai, però, tutto sommato. Tutto sommato, una tiraccia. Voto? 8 e mezzo, 9. No, troppo. No, mi sono piaciuti tanto a me. 8. 8? Vedi? Bevanda. Speriamo che non ci sono i pezzi, cose strane. So. C'ha pure 0 calorie. Jelly Belly Sparkling Water Pina Colada. L'ho pure già un po' scelerata. Ah, ok. Fatto così. Ananas cocco. Sì, è proprio acqua. Ho fatto un macello. Caduta un po'. Ma che sono frizzante, perciò 0 calorie, ma che cos'è? Cocco. Il profumo al cocco. Guarda, tengo proprio, ma non ho più i peli, guarda qua la pelle d'oca. Sente quella cosa chimica, quella cosa di cocco. ma poi super frizzante. Super frizzante e poi l'aroma. Beh, l'essenza, questo cocco scrauso, proprio finto. No. Non ci azzecca proprio. Non l'abbiamo mai provato. Andiamo avanti. Penultimo. Noi amiamo i cookies comunque, cioè per noi vediamo un cookies nostro. Allatini King Soft Cookie Triple. Che bello queste confezioni, eh? Come sono? Uno ciascuno! No! Ragazzi! Infatti! Questa è la svolta! No, vabbè! Adoro! A me infatti quando tu ho visto la confezione a me sembra proprio quelle là che fanno il restock. Ma no, vabbè, adoro. Ma se pure piaccio. Non è fan. King soft cookie. Soft cookie. Triple cioccolato. Bello, così uno almeno te le può pure portare. Sono buoni, spero questo è l'unico pezzo che non è buono, vedete? Sempre così. Così te lo porti. Un po' mollo? Questo nel microonde. No, te ne hai visto. Si sbaglia tutto. Kinder Delice? Dai, azzannalo. Però è un mollo. Ma fa schifo. No,
po' cookie dunk. Come si dicono cookie dunk, le lamorbi? Però allora io a me piacciono più i cookie croccanti. Però mi piacciono questi modi. Però non è male. Mi ricorda un po' la pure il cioccolato la buono. La merendina. La merendina. Esatto, quella rotonda, mi ricorda molto quella lì. Però mi piace questo fatto che sono porzionate, quindi solo per questo merita un voto in più. C'era pure un altro gusto, forse era fondente, che non ho preso, purtroppo. Però secondo me pure buono. Voto 7. Esatto. Esatto. Io devo bere, non posso bere. Allora dobbiamo fare dei gadget con scritto le tazze non posso bere. Perché per chi nessuno si ricorderà. Chissà se c'è qualcuno storico. Era il nostro primo video del McDonald's. Bellissimo. Era un creare. Secondo me Natale 2018. Se non è 2018, 2019, no? No, 18. 2018, perché ho aperto il canale giugno 2018 e sì, secondo me... Mamma mia! Novembre-dicembre, con la maglia pitonata. Che tenavo pure i cerchietti, pensa un po' quando stavamo casate. L'albero di Natale. Va bene. Senza il telefono, non avevamo la videocamera, avevamo l'iPhone 6 che si scaricava sempre, memoria piena. Sì, perché questo l'ho comprato ottobre 2018. Oh no, aspetta, forse c'è, no, c'era. Con questa, sì, me la ricordo. Vabbè, dopo una lacrimuccia, Cheetos. Io volevo bere, ma non posso bere. Questi mi devono dare soddisfazione. Ultimo di questo video è stato che è andato benissimo. Questo già lo so che va bene. Vai, Cheetos BBQ. Cheetos, che secondo me BBQ. Vabbè, qua c'è scritto tutto in giapponese, crunchy, sta scritto. Benissimo. Ok, proviamole. Tanto ormai io posso superare tutto. Ma non le buste, per aprire, non ci siamo ancora. Mi sembrano quelle a burro d'arachidi di una polsi. È la stessa casa madre. A me. Molto fresca. No. Condite, cioè come ti volete, tipo quei condimenti per la carne, mi ricorda un po' quello. Per me non è barbecue però, eh? No, ma non è barbecue, c'è tipo carne, qualcosa del genere, perché non è barbecue, non so che gusto è, mo. Queste sono buone. No, sono buone, sì. Però non le mie preferite. No. Però sono buone. Lasciamo come simpatica. Voto? 7 per me. Questo è stato il voto, il video dei 7. Dei 7. Per me, guardate, tra questo al barbecue e quello al burro d'arachidi. Burro d'arachidi. Perché questo è buono, però non si riesce a decifrare il gusto. Cioè, nel senso, si sente più il mais, che sì, c'è l'aroma, tanta aroma, però non lo so, rimane sempre un po' quel punto interrogativo. Erano buoni quelli là, sempre così Cheetos, però con, che cos'era, formaggio e prosciutto cotto. Mamma sandwich. Mia, com'era buono. Buoni. Quelli erano buonissimi. Devo dire che questo video, dai, ci è andato molto bene. Infatti. Noi poi abbiamo pulito tutto lo studio, quindi noi qui finalmente riusciamo a vedere la videocamera, le luci. C'era un disastro. C'era un disastro. Pieno di scatole, cose. Ho buttato tutto. E quindi nulla, noi speriamo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!